Ecco, siamo al primo appuntamento di questa stagione, purtroppo non è andata bene, quindi siamo con il coach Salvatore Strippo a parlare di una doppia sconfitta. In settimana però tu ci avevi un po' avvisato, avevi detto che la tua squadra non era in condizione, però a tratti si è vista comunque una squadra alla pari dell'avversario. Io credo che alla fine tutti siamo delusi per il risultato e siamo delusi perché ci siamo preparati tanto, ci aspettavamo un inizio migliore. Purtroppo probabilmente anche il ritardo di alcuni giocatori ci ha un po' condizionato, perché non siamo riusciti a dare la giusta continuità all'ordine di battuta, quindi alla fine è andata male, un po' siamo stati molto discontinui, ci sono molte cose da mettere a punto. Il primo parziale forse un po' più giusto, nella seconda gara forse è troppo cattivo il pesante. Sì, alla fine abbiamo perso troppo, perché comunque alla fine abbiamo messo un lanciatore che non aveva quasi mai lanciato con noi, non si conosceva col ricevitore proprio praticamente, chi gli doveva prendere la palla, e quindi è diventato proprio anche deprimente per lui ed anche una brutta e ingiusta lezione per lui, che è un lanciatore di tutto un altro livello. Ecco, adesso ci sarà la doppia settimana di pausa con la pausa di Pasqua, c'è il tempo per rimettere un po' tutto a posto? Sicuramente mettiamo, almeno dal punto di vista tecnico, cercheremo di mettere a posto un po' tutto. Dal punto di vista mentale, se la squadra non cresce, purtroppo non siamo dei maghi e possiamo condizionare la loro mente. Sicuramente possiamo lavorare sul fisico, ma loro devono metterci il loro dal punto di vista della grinta e della mentalità. Ecco, dagli spalti è sembrato che è mancata un po' la grinta. Sì, sicuramente c'è stata proprio molta molta insicurezza da parte della squadra, e forse l'avversario blasonato, la prima di campionato ci ha un po' toccato, abbiamo quasi deluso, perché non eravamo, ci siamo creati l'alibi di non essere in condizione. Adesso ti sei incontrato anche con un tuo ex giocatore, Aleandro Morese, che cosa vi siete detti? Niente, vabbè, per lui fa parte ormai della nostra famiglia, per cui io non posso dire che nel cuor mio facevo il tifo per lui, perché comunque facevo il tifo per la mia squadra. Lui ha fatto una grandissima partita, mi sono complimentato con lui e spero che faccia bene tutto il campionato. Così come speri che faccia bene il campionato, la tua squadra, insomma. Io spero che sicuramente faccia bene, ci siamo preparati per questo, dobbiamo far bene. Ecco, Aleandro Morese, tornare qui a Foggia da ex, insomma, com'è stato oggi? Bene, bene, abbastanza bene. Mi sono trovato, sono anche contento di rivedervi a tutti, abbastanza bene. Ecco, quando è stato bello alla fine sentire quegli applausi quando sei uscito fuori? Da cuore, sinceramente da cuore. Sono troppo felice che tutti mi hanno trattato così oggi. Dove vuole arrivare questo Padule? Lo più lontano che si può, quello è l'obiettivo di tutta la squadra. Penso che abbiamo una squadra che ce la possiamo fare. E magari arrivare a lottare per lo scudetto insieme al Foggia? Non mi piacerebbe, ma si capita, vediamo cosa c'è. Ecco, siamo soltanto all'inizio, Presidente, però naturalmente resta un po' l'amaro in bocca, perché non era questo l'inizio che ci si aspettava. Sì, la partita di oggi è stata deludente dal punto di vista del risultato, però noi non dobbiamo rammaricarci, è stata la prima partita, la squadra probabilmente aveva bisogno di rodare un po' di più, e io spero che nel prosieguo del campionato le cose vadano meglio, perché non è che possiamo mettere un sigillo a quello che è stato oggi. Credo che la squadra ci può dare molto molto di più. Ecco, al di là della preparazione, che comunque non è ancora al top, questa squadra sicuramente può ancora puntare in alto. Sì, noi, ma veramente quando noi diciamo puntare in alto, non è che noi puntiamo, no, la cosa che noi dobbiamo, noi siamo, prima di tutto c'è da dire una cosa, noi siamo una squadra ancora giovane, sono 2 anni che giochiamo in questa categoria, per cui abbiamo bisogno di rispetto alle altre squadre del nostro campionato che hanno più anni di esperienza. Noi dobbiamo maturare, deve maturare il nostro spogliatoio, devono maturare
nostri ragazzi foggiani, perché non hanno avuto esperienze, diciamo, a livello internazionale, per cui noi dobbiamo crescere. I risultati che stiamo avendo secondo me sono anche positivi e il movimento sta crescendo. Abbiamo anche la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che col passare di qualche anno possiamo riuscire a vedere, e con la speranza che ci diano qualcosa di più, insomma. Rogelio Maldonado, non è andata bene la prima, non ci si aspettava, insomma, questa doppia sconfitta? No, purtroppo abbiamo perso due, cioè si vede la fine della partita, perdi due, comunque non è mai soddisfazione su due partite perse, però prima di campionato comunque una squadra come il Padule, che è una delle più forti del campionato, ci si aspettava comunque due gare difficili da giocare. Ci abbiamo tentato, un po' di errori comunque dobbiamo sistemare nei allenamenti e speriamo di migliorare comunque. Adesso c'è la sosta di Pasqua, poi dopo si ritornerà in campo, quindi c'è il tempo per riprendersi. Esattamente, noi abbiamo quella fortuna, quel vantaggio che possiamo comunque in due settimane recuperarci di queste due perdite, di queste due sconfitte, e comunque lavorare sui nostri difetti, i nostri errori che abbiamo fatto oggi, e sperare comunque di riprenderci. Se diciamo che dagli spalti è sembrata un po' una mancanza di cattiveria al confronto di una squadra che invece ha giocato con cattiveria, che cosa diciamo? Sì, è vero, ci è mancato un po' di voglia, un po' di grinta, diciamo. È una squadra comunque che si è dimostrata più grintosa di noi, e alla fine quello conta anche. Al termine della gara cosa vi ha detto il coach? No, non abbiamo parlato, parleremo martedì tranquillamente, sì, e comunque parleremo di quello che ti ho detto prima, di sistemare, di comunque correggere tutto quello che è successo e andare avanti. Cioè, niente, questa è una bella squadra e penso che abbiamo una bella squadra per fare meglio dell'anno scorso, speriamo. Ecco Valerio, ci avete provato fino alla fine, anche se forse è mancato un po' di grinta. Cosa è mancato realmente dal campo, come la vedi tu? Probabilmente quello che a noi è mancato è stata la continuità nel box di battuta, ma anche la battuta giusta al momento giusto, che poi magari è arrivati in momenti meno decisivi. Probabilmente è mancata anche la freddezza e la bravura che a volte abbiamo in allenamento. Vuole essere la prima di campionato, diciamo un po' l'esordio, vuole essere affrontare una squadra comunque grintosa e cattiva, però purtroppo appunto quello ci è mancato, la cattiveria. Ecco, forse il primo parziale, soprattutto per gli errori dei primi 2-3 inning, è stato più giusto, però forse è troppo pesante il secondo. Sì, troppo pesante, anche perché poi in un momento che la squadra stava iniziando a rialzarsi abbiamo avuto un'altra batosta. Noi non siamo riusciti a concludere 2-3 punti e loro ci hanno messo di nuovo sotto. E purtroppo nel baseball se non batti e non fai punti, come in tutti gli sport, perdi. Cosa potresti salvare di questa gara? Salverei l'esordio dello lanciatore straniero di Jesus Parra, che comunque ha fatto una buona prestazione sul monte, l'esordio appunto anche di Cufré, che è arrivato l'altro ieri a Foggia. Da parte nostra ci sono stati delle belle battute, delle belle azioni, però a volte vanificate da errori e distrazioni inutili. Perciò nel complesso buono l'esordio degli stranieri, a noi c'è ancora da lavorare molto.